Allora, leggiamo un'altra domanda. Quest'oggi mi trovo in un'altra location. Vediamo di cosa si tratta. Questa ragazza dice: mi aveva costato un mese di frequentazione con divisioni profonde, in cui si era parecchio esposto, mi scriveva cose in equivoca, poi gli sembrava davvero preso. Poco dopo inizia a condividere sempre di meno. Poi non ci vediamo più, ma dopo qualche settimana mi dice che vuole tornare a cena fuori. Poi salta tutto perché si ammala e sparisce. Dopo un mese di buio lui ritorna, io mi sono fatta i fatti miei, e mi chiede se ha ancora possibilità di parlarmi. Dice che gli andrebbe di vedermi per parlare. Io accetto e ci accordiamo. Dovevamo vederci ieri sera. Poi mi dice che probabilmente non sarebbe entrato a casa perché non avevano fatto alcune cose, vabbè, non dico alcune cose in privacy, e che gli dispiaceva tanto, ma non poteva fare altrimenti. Mi dice che la situazione lo ha innervosito, ma purtroppo non era a casa sua. Scuse su scuse. Ricapitolando, questa è la terza volta che mi chiede di vederci e dopo circa 2 mesi che non ci vediamo, ogni volta per una scusa o per l'altra mi tira sempre il pacco. Sarà mica una red flag se un uomo ti tira pacco per 3 volte di fila? Ti starà mica svalutando? Magari non ti dà il valore che dovrebbe darti? Lui gli chiama in brevissima, perché? Perché? Con 300 punti di domanda. Perché forse non è interessato. Cioè, se non gli interessa vedermi, che senso ha chiedermi di uscire? Vedi, questa cosa la fanno anche le donne. Io non voglio dirti che sono solo gli uomini a farla. Perché questa cosa che tu stai vivendo, io l'ho passata, forse prima di te, con le donne. Donne fanno la stessa cosa. Ma non perché ci sono donne che fanno le stesse cose che fanno gli uomini e viceversa, perché fanno parte del genere umano, ok? Perché ogni volta si tira indietro? Perché ci sono altre persone che fanno offerte più interessanti e la tua non è un'offerta interessante. Io non riesco a capire, ti ho appena svelato il perché. Cioè, perché io non lo sto più considerando ad ogni modo, poi non ci siamo più visti e non mi ha nemmeno chiesto di rivederci. Per cui che cosa devo fare? Trovarti una persona con cui ovviamente puoi fare le cose nel modo giusto e non perdere tempo. E se me lo dovesse richiedere, se ti richiede un appuntamento, quello che facevo io quando le ragazze mi davano questi pacchi così, a parte che a un certo punto, cioè chi mi dava pacco una volta, cioè aveva al massimo un'altra chance e poi finiva. Cioè io 3 pacchi non li ho mai più presi dopo almeno prime 2 volte che mi è capitato. Ti parlo di 7 anni fa, 8 anni fa. Se te lo richiede, io già al secondo appuntamento facevo così, rendevo l'appuntamento logisticamente facile per me. Cioè, se la tizia stava a Viterbo o a Novara e io stavo a Roma, e dicevo sì, vieni, ci vediamo al bar sotto casa mia, in un momento in cui io avevo un buco di ora. Cioè, io non mi riservavo mai il tempo per questa persona, perché già che mi dai buca una volta hai già perso il 95% chance di credibilità, e quindi io semplicemente ti inserisco in un buco dove non ti do tutte queste attenzioni e non mi interessa di te. Tu invece ti piace soffrire, sempre se troverai il coraggio di farlo, perché credo sia abbastanza imbarazzante di provare a farsi io dopo tutti sti pacchi, no? Gli uomini non si fanno tutti questi problemi che ti fai tu. Almeno questo ragazzo non si fa questo problema che ti fai tu. Lui diceva di essere geloso. Secondo te una foto con il mio osteopata figo su una storia di Instagram può funzionare, può workare? Sì, certo che può funzionare, ma stuzzica la voglia l'antagonista. Il problema è che se ti vede come una garantita scontata, ovvia, non pensa che tu abbia alcun valore per lui, puoi mettere tutte le foto del mondo. Stai perdendo tempo, cioè, che ti devo dire? Cioè, nel senso, uno che ti dà buca 3 volte, ma che te devo dire? Cioè, nel senso, io ti voglio bene, no? Come a tutti voi mi fate domande, qualcuno mi fa domande interessanti, altri di voi mi fanno domande che sembra che sperate che proprio ve lo dica io, perché se no non ci credete, e altre persone semplicemente non vedono l'elefante rosa nella stanza, cioè, nel senso, tu stai in una stanza. C'è un elefante grosso al centro della stanza e noi ci giriamo intorno e facciamo finta non esiste. No, cioè, un po' prendersi in giro, no? Un ragazzo ti abbuca 3 volte, ma ancora?
Cioè, ancora? È la domanda che ti dovresti fare tu? Ma ancora? Guarda lo specchio e di, ma ancora? Voglio farmi prendere per il culo? Potrebbe stuzzicare la sua voglia a concludere l'appuntamento oppure potrebbe peggiorare le cose? Io ti faccio un'altra domanda. Ma tu immagini la scena dove secondo... Cioè, tu mi vedi a me, io, dopo tutti i corsi che ho fatto, le cose che mi sono studiato, le pezze che ho preso in alcuni posti dove non batte il sole, ma secondo te, io, il sottoscritto, cioè il sorpicchianti che c'è qua davanti a te, ma secondo te, io, darei mai a una ragazza più di una chance se la prima volta mi dà buca? Secondo te, io avido di tempo come sono, che tra l'altro vendo anche il tempo, potrei mai dare il mio tempo a una che mi ha già dato buca una volta? Prova a rispondere a questa domanda. Cosa farebbe, una domanda di auto-coaching, cosa farebbe la persona alla quale chiedo aiuto in questa situazione? In quel momento tu ti sei auto-coachata, ti sei auto-data una risposta e hai risolto il problema. Chiediti, ma secondo te Federico mi direbbe di continuare a spaccarmi le palle su uno e mi ha dato buca 3 volte di fila? Ma sottolineo, non siamo più ragazzini, abbiamo più di 30 anni e quindi ci sono cinquantenni e si comportano da bambini. Questo video è solo per svegliarti, ok? Solo per darti una scossa. Svegliati e leggi la domanda che mi hai appena fatto e mi stai chiedendo semplicemente... Metto la foto e attiro l'attenzione. Sì, è vero, attiro l'attenzione all'antagonista. Come dicono i corsi, certo, l'antagonista attira l'attenzione, ma uno ha dato buca 3 volte. Ma ancora. Non è meglio che tu prendi le informazioni che hai appreso e gli strumenti che hai a disposizione per usarli con un uomo che ti valorizza e ti dà davvero quello che devi a ricevere? Come una donna di valore, tra virgolette, quale sei? Perché devi svalutare per uno che ti ha bucato 3 volte? Cioè, ancora? Ripeto, la domanda è ancora? Capito? Attenzione, perché c'hai 300 red flags, ma che cazzo devi fare? Cioè, 300 campanelli d'allarme e voi... Non si sa per quale motivo, adesso non ce l'ho con te, però prendo questa cosa in esempio, cioè 2000 campanelli d'allarme, tradisce in passato, mi costa, mi dà buca 3 volte, ma bah, ma quanti altri campanelli d'allarme vuoi per sto cristiano? Per farti capire che vuole solo una cosa e che se sa che tu quella cosa non gliela dai, lui ti continuerà a dare buca. Ci svegliamo. Ti prego, non farti altro male.